lo sposo. A me i figli oltre la vecchia madre, le erano cerubini, dei greci hanno ucciso la terra di Priamo. La vampa della città che è morta, che l'ardente furia del fuoco ha consumato. La vampa della città che è morta. La vampa della città che è morta. È morta! L'ardente furia del fuoco. Dimmi,
parlassi di una terra così sventurata, senza ricordare tutte le cose brutte che la vive, che la agita, so che riusciresti a pronunciare il suo famoso e altisonante nome. Se ti parlassi della terra che intendo e intendi, quasi sicuramente mi caveresti gli occhi, senza che io di sicuro ne avessi affatto colpa, visto che tu da solo ne avresti fatto il nome. Ci impegniamo. Chi non si impegna? Senza accusare chi non si impegna. Senza condannare chi non si impegna. Senza cercare perché non si impegna. Se qualche cosa ci sentiamo di potere e lo vogliamo fermamente, è su di noi, soltanto su di noi. Il mondo si muove se noi ci muoviamo. Si muta se noi ci facciamo nuovi. Ma imbarbarisce se scateniamo la merda che c'è in ognuno di noi. Sì, ci impegniamo per lavorare tanto in questa vita. Una ragione che non sia una delle tante ragioni che bene conosciamo. Allora si alzò ed in preda a turbamento si rivolse alla madre. Madre mia, i tuoi voti sono stati esauditi. Sei guarita per grazia di Cristo e della martire. Ma ora, ti prego, non mi parlare più di matrimonio e non desiderare da me un frutto effimero. Ma quello che avevi deciso di darmi in dote per il matrimonio con un uomo mortale, dammelo, perché ho scelto di unirmi allo sposo immortale. Cristo Dio nostro, infatti, ci ha promesso il dono della grazia. Figlia mia, Lucia, io conservo intatti i beni miei e di tuo padre e ho anche fatto dei buoni investimenti. Li avrai dopo la mia morte, se vuoi, e ne disporrai con piedi. Madre, forse la tua decisione non è gradita a Cristo. Se vuoi rendere grazie a Lui che ti ha guarita, cedi in vita ciò di cui dovrai privarti nel momento della morte. Offri a Cristo ciò che hai acquistato e ciò che hai promesso di darmi in dote. Dopo, tornate a casa, Lucia insisteva sullo stesso argomento. E quando incominciarono a vendere i loro beni e a distribuirli ai poveri,
la notizia giunse alle orecchie del promesso sposo ed egli, preoccupato, chiese alla madre come stesse Lucia e per quale ragione stesse vendendo abiti e gioielli. La tua fidanzata ha trovato inaspettatamente un terreno che ha una rendita annuale di 1000 monete e lo ha comprato a nome tuo. Egli se ne andò convinto e anzi disse che avrebbe contribuito per la metà dell'acquisto. Invece Lucia vendeva tutto per poi distribuire ai poveri, agli orfani, ai pellegrini e a tutti i servi di Dio. Il promesso sposo allora, avendo saputo che Lucia frequentava i seguaci di Cristo, fremente di sdegno la denunciò al prefetto Pascasio. Io ho chiesto in sposa una giovane di nome Lucia, ma lei non rispetta l'editto degli imperatori e adora Cristo. Allora Pascasio la fece arrestare e voleva costringerla a sacrificare agli dei. Il vero sacrificio presso Dio è soccorrere le vedove, gli orfani, i pellegrini e tutti coloro che sono nel bisogno e nella sofferenza. Ed io, da 3 anni, offro sacrifici di tal genere a Cristo, investendo tutto il mio patrimonio. Nel regno dei morti non è possibile offrire alcunché. Io dunque mi offro a Cristo in vita, come vittima sacrificale. E di questa offerta egli è mostrissimo piacere. Coloro che conducono una vita pura e pia sono un tempio di Dio e il loro vive lo Spirito Santo. Ti farò gettare in un luogo repugnante dove sarai costretta a vivere nella depravazione e lo Spirito Santo ti abbandonerà. Non c'è corruzione del corpo se non c'è il consenso della volontà. Puoi mettere l'incenso nelle mie mani, puoi sacrificare con le mie mani, ma Dio vede e sa cosa è stato offerto. Egli giudica la coscienza e distoglie lo sguardo dal corruttore delle moralità come da un lato da un selvaggio. Se tu ordini che io subisca violenza contro la mia volontà, la mia purezza sarà doppiamente incoronata. Se non ubbidisci agli ordini degli imperatori, subirai amari tormenti. Non riuscirai a trascinare la mia volontà nell'assenso al peccato. Il mio corpo è davanti a te, pronto ad ogni tortura. Povero Pascasio, perché ti affliggi? Perché sei pallido? Perché ti consumi tra follia e ragione? Tu hai avuto la prova che io sono tempio di Dio. Adesso devi credere. Ma lui, sentendo queste parole, ribolliva di più e ordinò ai servi di appiccare il fuoco intorno a lei e fece gettare pece, resina, legna di pino e olio perché il suo corpo bruciasse più in fretta, perché li stava svergognando in pubblico e lei, rimanendo incrollabile, gli parlò nel nome del Signore. Io pregherò il Signore Dio nostro, Gesù Cristo, perché le fiamme non si possessino di te. Con la mia fede nella croce di Cristo ti mostrerò che ho pregato perché questa lotta dura a lungo. Così ai credenti in Cristo mostrerò la forza del martirio.